Benvenuti, come sempre ringraziamo la libreria Cavour perché fa veramente un lavoro prezioso per l'antroposofia. Per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, in queste conferenze l'antroposofia cerca di fornire delle comunicazioni che dimostrino che il mondo fisico in cui ci troviamo è metà della realtà. Ce n'è un'altra metà normalmente invisibile. Dico normalmente perché si può arrivare a percepirla, dove tra l'altro si trovano le cause, quasi tutte, vedremo perché, della realtà visibile. Quindi la questione non è secondaria, è una lotta ardua perché la concorrenza segna molti punti. Durante le vacanze di Natale c'era stato un terremoto a Catania e ho acceso il telegiornale prima di cena per sentire un po' questi poveri disgraziati. Devo aver acceso troppo presto. C'era una trasmissione a quiz, o di candidati. Il presentatore ha chiesto: a che regno appartiene l'uomo? La risposta condivisa, giusta, non criticata, è: l'uomo appartiene al regno animale. Quindi il secondo libro di Darwin, quello che nell'apposita conferenza abbiamo giustamente criticato, ha fatto molta strada. È un episodio significativo perché questi canali generalisti in genere sono attentissimi giustamente, meritoriamente, al sentimento religioso, alle attività liturgiche. Non si rendono conto che dire che l'uomo appartiene al regno animale è blasfemo nei confronti della Bibbia. Quando Jehova insuffla l'alito vitale nel primo uomo Adamo, non pensava certo di creare un animale particolarmente raffinato. Voleva creare un essere a sua immagine e somiglianza. Su questa strada non è che arriveremo a dire che pure Jehova appartiene al regno animale. È un episodio significativo perché si vede come penetra profondamente la visione scientifica della concezione naturale attuale. Io sono convinto che queste persone sono ottimi cristiani, la loro fede è molto forte, non si accorgono che però i contenuti li prendono dalla scienza. Il tema di questa sera potrebbe essere obiettato tout court, dice, ma la maggior parte delle persone vive, non se ne occupa, perché ci dobbiamo preoccupare un'intera conferenza per stabilire se siamo liberi o no? È una decisione tutt'altro che secondaria, come vedremo. Comunque, chi si occupa di un percorso antroposofico non lo può saltare questo gradino, perché poi se no costruisce tutto sulla sabbia. Inoltre, si potrebbe anche obiettare che perdiamo tempo. Sono millenni che si discute se l'uomo è libero o no. È un po' come l'uovo e la gallina, precisando che secondo l'antroposofia è nato prima l'uovo. Quindi finiremo 0-0 pure stasera? No, no. Finiremo con una risposta molto precisa, anche se non rigida, perché la libertà riguarda l'uomo, solo l'uomo, un essere vivente. La rigidità appartiene alla morte e alle cose morte. Formule cristalline, formule immutabili, non riguardano il vivente. Tant'è che l'antroposofia è una strada che punta anche a ottenere una mobilità di pensiero che non c'è normalmente, senza la quale i fenomeni soprasensibili non si possono nemmeno insospettare. Quindi ci vorrà un certo impegno, ma l'abbiamo detto all'inizio di questo nuovo ciclo di conferenze, che saranno profonde, piuttosto impegnative, per questo c'è anche un po' più di tempo tra una e l'altra per rivedersele e rivedere le tante richiamate che bisogna andarsi a rivedere se si vuole un quadro esaustivo. Dunque, da che cosa si parte? Noi vediamo intorno a noi necessità dappertutto, chimiche, fisiche, vita, morte, le vediamo fuori di noi nella natura, ma anche dentro di noi. La maggior parte dei nostri fenomeni corporei sono assolutamente determinati e praticamente avvengono senza la nostra partecipazione, proprio sono necessitati. E allora il dubbio è: ma sarà necessitata pure la mia libera volontà? Sarà che io mi illudo di essere libero e invece non la vedo questa necessità? E quindi la grande domanda fondamentale con cui si comincia è proprio questa. È l'uomo
quando pensa e agisce un essere spiritualmente libero o si trova sotto la costrizione di una ferrea necessità determinata solo da leggi naturali, e che questo è il quesito. Ora, chi è venuto qui probabilmente ci è venuto col timore di sentirsi una lunga filastrocca filosofica in materia, un timore fondato. No, non succederà. Questo è un problema di cui si discute già dai tempi di Platone, Aristotele, eccetera, eccetera. Però qualche tappa la dobbiamo segnalare perché ci serve per sviluppare l'argomento. Normalmente si ritiene che l'espressione del libero arbitrio vada riferita ad Agostino, il quale sosteneva che l'uomo ce l'ha il libero arbitrio, però il peccato originale ha compromesso tutto in una maniera tale che senza l'intervento salvifico della divinità non c'è speranza. Lutero la rincara proprio la dose, parla addirittura di servo arbitrio, de servo arbitrio, cui Erasmo si scatenerà contro, e dice che senza mezzi termini l'unica salvezza è la grazia. La grazia è la fede concessa senza merito, senza attività del graziato. Tommaso, che è sempre stata una persona molto equilibrata, dice: ma sentite, sia la necessità che la libertà provengono da Dio. Non è possibile che siano proprio così antitetiche, e dice qualcosa di profondo. Intuisce molto. Beh, Tommaso è uno spessore notevole, eh? Curiosamente si ritrova piuttosto sulla via di Erasmo, il quale addirittura dice: scusate, ma tutto questo dibattito, noi che anche a livello canonico, se l'uomo non avesse la possibilità della libertà, perché la Bibbia è così piena di ammonimenti? Non farai questo, attento, non, guardati da questo. Se l'uomo fosse costretto 100%, non ci sarebbe bisogno di metterlo in guardia continuamente sui rischi della sua condotta degenere. Curiosamente anche Kant dice la stessa cosa, abbiamo fatto un bel salto, poi non ci approfondiamo, non riconosce il fenomenico la libertà, nel numenico sì, come al solito non mancano le antinomie, dichiara che si può dimostrare sia l'una che l'altra, è un problema superiore alla ragione umana. È il suo atteggiamento abbastanza consueto. Hegel ci fa fare un passo invece molto alto, perché Hegel la riconosce la libertà, al punto che dice che la libertà è il fine ultimo della storia, che non è male, ma non gli basta, la estende addirittura a livello trascendente. Dice che l'assoluto, dopo essersi estraniato, usa questo termine, nella natura e nella storia, ambisce a ritrovare la sua pura libertà originaria, e questo sarebbe il cammino verso la libertà. Nell'epoca moderna le concezioni subiscono anche il travaglio particolare del Novecento, di questa modernità così sofferta. Addirittura Jaspers dice che il fallimento della libertà è la prova del fallimento dell'esistenza, usa proprio lo scacco dell'esistenza. Questa parola mi colpì tanti anni fa perché non la usavano gli altri. Sartre, l'esistenzialista, forse va anche oltre, dice: l'uomo è condannato alla libertà. Deve averla avuta proprio dura, molte decisioni difficili, oppure si è guardato intorno e ha detto: vedi un po' con la libertà questi che combinano, non hai a tutti i torti. Noi comunque le posizioni le possiamo riassumere così. Le due posizioni classiche dunque sono i deterministi, tutto è determinato, precostituito, non c'è libertà. In questa linea possiamo inserire anche i fatalisti, che ci aggiungono una sfumatura mitologico-mistica: il fato è una divinità greca, tutti siamo sottomessi e dobbiamo solo subire.
non c'è bisogno di scriverli. Sotto abbiamo il contrario, gli indeterministi, che sono quelli che invece dicono no, non è tutto determinato, l'uomo ha una facoltà di scelta. Praticamente è il titolo della conferenza di oggi, necessità e libertà. Ma dal Novecento il dibattito si è arricchito di una nuova dimensione che non so se la cultura ha già approfondito come merita, perché, e qui devo rinviare alla conferenza di settembre, Spazio e Tempo, all'inizio del Novecento la fisica quantistica ci dice che questo principio di determinazione assoluta non è accettabile, perlomeno nell'infinitamente piccolo. Il relativismo se l'era già espresso nell'infinitamente infinitamente grande. E allora l'elemento invece che determina è la probabilità. Tutto viene da Heisenberg, il principio di indeterminazione. Chi vuole approfondire lo trova nella conferenza di settembre. Quindi si è creata una via di mezzo. Oltre ai deterministi e agli indeterministi ci sono i probabilisti. E non è una cosa da poco, perché vanno molto vicino alla verità. Lo vedremo poi, ci vanno più degli altri due nelle loro accezioni estreme. Li scriviamo perché se lo meritano. Probabilisti. Ora, qui, riallacciandoci a delle vecchie conferenze, dobbiamo sapere che tutta la natura che noi vediamo intorno, un tempo è stato un libero pensiero degli dèi. È ovviamente un pensiero creativo, quello del logos, il verbo in latino, cioè la divinità che pensa, immagina, e nel tempo e fu la luce, e fu l'acqua, e poi la domenica si riposò e vide che era cosa buona. Principio di importanza fondamentale che dimostra che azione e contemplazione non possono coincidere. Quindi la divinità, quando crea, non è né determinista né indeterminista. Non sa veramente il risultato, se no la domenica non avrebbe avuto bisogno di dire vide che era buona. Questo si accorda perfettamente col darwinismo, che malamente viene interpretato come il successo del materialismo, ma non lo è. Comincia una linea evolutiva di una specie e non si sa se quella specie è determinata a raggiungere certi obiettivi o al contrario. C'è un alto livello di probabilità, lo raggiunge, non lo raggiunge. Noi oggi ne parliamo con numeri schietti, ma pare che le specie estinte già dall'inizio della forma organica di vita siano quasi 9 milioni. Questo dice una certa corrente della biologia, dell'archeobiologia. Non l'ho verificato. Ora, non è soltanto una prerogativa divina. Noi siamo piuttosto liberi di formulare i pensieri al presente. Io posso benissimo dire, ci troviamo a Milano, sono le 6 di mattina, questa è una conferenza sul gioco d'azzardo. Questi che sono qui davanti a me sono tutti biscazzieri molto provetti, naturalmente è tutto falso, ma io l'ho potuto dire liberamente. Però i pensieri a cui noi attribuiamo invece una convinzione profonda, sui quali ci impegniamo parecchio e ai quali colleghiamo il nostro sentire, calano nelle profondità della nostra anima e acquistano esistenza oggettiva, come il pensiero degli dèi. All'inizio è pensiero libero e poi diventa natura. E continua il suo corso. Siamo molto responsabili dei pensieri che scegliamo. Quando l'evoluzione della Terra sarà completata, anche per questo devo rimandare, basta la conferenza di dicembre, e noi passeremo allo stadio successivo, Giove, tutto quello che l'umanità ha pensato collegandovi un sentimento diventerà la natura in cui vivremo. Paludi, malariche, per fare un esempio, vuol dire che abbiamo pensato molto male. Ci ritroviamo un karma addirittura cosmico. Quindi siamo in pieno nella teoria del karma. Chi volesse approfondirlo, 3 luglio 2016. Il karma ci dice che il nostro comportamento morale in una vita e nella successiva diventa un comportamento fisico, è proprio la stessa cosa. E qui noi stiamo esaminando fortemente la necessità.
Quindi affermiamo che nascendo ci portiamo dietro una dose di necessità cospicua, non trascurabile. L'approfondiremo ancora. Ora, questo ciò non significa che nasciamo in una gabbia. La nostra principale attività nella seconda parte del periodo nell'aldilà, dopo la mezzanotte cosmica, quando ci riavviciniamo alla Terra, è costruire insieme alle gerarchie l'archetipo del nostro nuovo corpo e del destino in cui vivremo, famiglia, ambiente, località della Terra, tutto viene preordinato prima. E nascendo non facciamo che sviluppare quello che abbiamo preordinato noi stessi. Immaginate che qualcuno senta la necessità di costruirsi una casa, c'ha i mezzi, si mette d'accordo con l'architetto, con l'ebanista, con l'elettricista, se la fa proprio come la vuole lui. Poi ci entra e ci va a vivere. Sarebbe sensato se cominciasse a dire: ah no, ma io non ci posso vivere, questa casa costringe la mia libertà, mi limita. È molto più limitato un disgraziato che deve vivere coi genitori, insieme ad altri studenti in una camera d'affitto, passando da una pensioncina a un'altra, per non parlare sotto i ponti, eccetera. Proprio lui, avendo questa disponibilità di dimora che si è costruito sulle sue esigenze, è nella condizione migliore per esplicare le sue qualità professionali, artistiche, in una situazione ottimale. E tutti quanti desiderano avere una casa. Il karma è lo stesso. Si nasce nella casa che ci siamo costruiti. Se non ci fosse il karma, sarebbe una catastrofe, saremmo proprio sempre barboni sotto i ponti, perché non potremmo cominciare un'incarnazione nella libertà assoluta. Quella la può sopportare solo la divinità. Noi abbiamo bisogno di una cospicua dose di necessità. Ecco perché una conferenza sul libero arbitrio ci annuncia subito con queste due frecce apparentemente divergenti: necessità e libertà. Il karma è come il pavimento su cui cammino. Mi serve un pavimento per camminare. Cosa che faccio? Rotolo continuamente, nuoto, non so, cerco di volare precipitando da un'altitudine che me lo permetta. Mi serve il pavimento. E così noi abbiamo bisogno del suolo del karma per cominciare la nostra nuova incarnazione. Pensate agli inizi del Novecento, quanti sono stati costretti dalle loro condizioni, dal karma, ad emigrare negli Stati Uniti. Beh, uno è diventato il più importante e più famoso sindaco di New York, ancora oggi c'è la Guardia Dei, altri poveretti hanno scelto altre strade. Non è l'America che poi, non è stato il fatto di essere trasferiti dal vecchio continente al nuovo il dirimente assoluto. Avrà avuto i suoi effetti, ma poi le qualità, le persone, specialmente in un mondo nuovo e aperto come quello americano, le hanno potute esercitare. Ora, evidentemente, tutto ciò non arriva a livello cosciente. Noi non conosciamo il karma. Il karma opera incoscientemente, durante il sonno e nella parte della nostra vita di cui non siamo coscienti. Però, per esempio, arrivando a una certa età, soprattutto chi ha approfondito l'antroposofia, se guarda all'indietro la sua vita, lo vede il percorso karmico, vede gli incontri fondamentali, vede le disgrazie da cui ha imparato molto, vede le scelte che potevano andare in un'altra direzione e non ci sono andate. L'iniziato lo vede mentre il karma lo realizza o addirittura lo prevede, e questa è la differenza. Ora, qui cominciamo a trovare qualche addentellato non solo con la filosofia come abbiamo fatto finora, ma con la scienza, perché siamo uomini di un'epoca molto scientifica e non lo possiamo evitare. Ora, questo è un testo divulgativo di Marco Magrini, Cervello, manuale dell'utente, edizione Giunti. Qui, per esempio, è un libro che dal punto di vista divulgativo è molto buono. Un piccolo difetto: non si capisce mai se l'autore è d'accordo con quello che divulga oppure no. In certi casi è chiaro o no. Riguardo al destino, il destino dice chiaramente: non c'è un destino, non si è schiavi del proprio carattere né delle circostanze, dopodiché ognuno deve giocarsi le leve del proprio controllo, non si sa sulla base di che. Non c'è un destino, proprio la cosa è dichiarata apertamente. Allora,
dichiarare che non c'è un destino significa che l'unica strada che percorriamo è il caso. Non ci sono alternative, un tertium non datur. Se non c'è una legge che collega il mio comportamento passato con la situazione di oggi, vabbè, allora è tutto un gioco molecolare, un calcolo statistico, la quantistica qui va alla grande, è una continua probabilità che si potrebbe avverare o no, intesa in questo senso, vabbè, francamente non so quale potrebbe essere la dignità dell'esistenza dell'uomo. Ma un celenterato che passa la vita a mangiare e a non farsi mangiare, più o meno, non è molto diverso. Ora, è evidente che dietro queste affermazioni c'è una serie di valutazioni scientifiche che a chi le fa sembrano intoccabili. Noi dobbiamo approfondirlo invece questo discorso. Quando si dice che l'uomo appartiene al regno animale, si dice una scemenza colossale, il che non significa che noi, lo abbiamo dimostrato in altre conferenze, non siamo apparentati col regno animale. Sfinge, la sfinge per metà uomo, per metà leone, metà uomo, metà cavallo. Ci sono tante simbologie mitologiche che alludono proprio a questo. Però bisogna entrare a fondo in questa essenza quadripartito dell'uomo di cui abbiamo parlato nel microcosmo, quando Leonardo fa l'uomo di Vitruvio, il cerchio riguarda il cosmo, il quadrato riguarda l'uomo e la terra. Perché? Perché io, corpo astrale, corpo eterico e corpo fisico, ce li abbiamo tutti e quattro, quindi il noce è una parte animale, non si può discutere, su questo non abbiamo nessun motivo di opporci così apoditticamente. Cominciamo dal regno vegetale. Il regno vegetale è il regno delle forze eteriche, corpo eterico, ce l'abbiamo in comune con le piante, il regno in cui opera la terza gerarchia. Ora, che cosa deriva dal corpo eterico? La nostra statura, la formazione dei nostri organi, il colore della nostra pelle, la formazione delle ossa, è un'immensa necessità che ci portiamo dietro nascendo. Se io mi faccio una plastica e mi cambio io, non so, mi tiro su un po' gli zigomi, ma la statura non te la cambi, la struttura degli organi interni, i mezzi che abbiamo non lo permettono di dimostrare, ma non ci sono due fegati uguali in tutta l'umanità. Ci determina moltissimo, quindi le nostre forze eteriche sono molto, ma molto radicate nell'ambito della necessità di cui ci stiamo occupando in questa prima parte. Non completamente, come vedremo dopo. Passando allo stadio successivo, il corpo astrale, lo abbiamo in comune con le forze animali. Dice, è dal corpo astrale che deriva le nostre attitudini, simpatie e antipatie. Pensate quanto sono determinanti nella vita. Uno nasce con avversione verso una cosa e per cambiarla. Uno nasce attratto da una forma d'arte, l'altro la odia. Uno è attratto dallo sport, l'altro non può soffrire. Uno non può vedere un certo tipo di persone. Cioè, sono assolutamente determinanti. Infatti cambiare l'insieme di tutto questo, cioè il nostro carattere, è un'impresa titanica. Cioè il collerico che riesce ad essere diventare tollerante ha speso bene la sua vita. Ma molto bene. Il melanconico che si toglie dalle tasche la depressione finalmente e acquista una serenità costante ha fatto un'opera grandiosa. Il flemmatico che si dà una mossa e comincia una certa attività invece di essere esclusivamente contemplativo. Il sanguinico poi è più difficile da cambiare perché il sanguinico non si ferma mai, cambia passioni ogni 6 mesi. Fisiocratici, mi ricordo i mercantilisti, no, c'hanno ragione i mercantilisti, poi Riccardo, ma no, c'hanno ragione Riccardo, poi, con l'esoterismo lo stesso, ora sei una linea, 6 mesi dopo sente un altro maestro, poi è il carattere sanguinico è molto difficile da cambiare, male se incontra l'antroposofia e poi passa ad altro, fa un grave sbaglio. Detto questo, anche qui è quasi tutta necessità. Finalmente arriviamo all'io, la parte umana. Qui opera la prima gerarchia, la più potente, e che fa? Trasferisce gli eventi della vita passata
negli eventi fisici della presente. Quindi la salute, la malattia, gli incontri che facciamo, la professione, il luogo. Una necessità immensa, sai com'è difficile trasformare una natura malaticcia in una natura sana. È molto difficile. Sono tre sfere in cui se ne vede poca di libertà. Infine c'è la sfera minerale. Ecco, il minerale è la parte che Dio ha scartato, è il cadavere della divinità. Il minerale sta alla divinità come il cadavere umano sta all'uomo. Se esaminate un cadavere potete trovare che ha mangiato la sera prima, gruppo sanguigno, ma come la pensava, che sentiva, i suoi sentimenti, le sue idee, beh, se qualcuno non ve le racconta non ce le trovate sicuramente. Quindi il legno minerale è proprio la parte scartata. Come è avvenuto tutto questo? Abbiamo già accennato alla conferenza su Michele, che era del 16 settembre 17. L'inizio della creazione vede la contestualità assoluta della divinità e del creato. Cioè non c'è un ente creato in cui non sia presente, operante in quel momento, la divinità. C'è un osservatore esterno a se stesse, vedrebbe la divinità che si trasforma adesso in una... Faccio degli esempi molto banali, in un vegetale, adesso si trasforma in una pietra, adesso si proprio la divinità permea tutto. Dopo molto tempo la divinità fa un passo indietro, ma rimane la sua manifestazione vivente. Ancora è possibile riconoscerne la presenza nella vita che comincia, che si sviluppa, eccetera. Dopo molto tempo fa un passo indietro ancora, però rimane l'effetto operante, iniziato nei tempi, eccetera, riusciva attraverso le forme del vivente intorno a lui a raggiungere di nuovo la sorgente operativa creatrice. Infine, la situazione in cui ci troviamo noi è l'opera compiuta. Nel mondo minerale la divinità non si affaccia nemmeno, è completamente scomparsa. Questa è la tragedia della scienza inorganica. Sono sicuro che al CNR ci sono molte persone credenti. Non lo dicono, ma sotto sotto sperano che finalmente lo trovano, sto bosone di Dio, questa particella di Dio. Non troveranno mai niente. Sono condannati all'insuccesso, purtroppo. Perché nel mondo minerale, per motivi vastissimi che spiegheremo, la divinità si è ritirata completamente. Tant'è che quando la Bibbia, che non sbaglia mai se uno la sa leggere, dice che l'uomo fu creato impastandolo con la sabbia della terra, è stato fatto per predisporci fin dall'inizio alla libertà, perché se nel minerale non c'è nessuna forma di trascendenza, noi di fronte al minerale siamo assolutamente liberi. Io ho una vaschetta di nitrati, una di salnitro, nel salnitro ci faccio i fertilizzanti, ci faccio quello che voglio, con i nitrati ci faccio gli sbiancanti, ci faccio i lubrificanti per avio, poi a un certo punto arriva uno, prende il nitro, ci dà l'idroglicerina e salta per aria tutto. Noi possiamo manipolare il mondo minerale come ci pare, non si oppone in nessun modo, non oppone nessuna resistenza. Dice, ma anche col vegetale... Mi ricordo il campionato mondiale inglese annuale delle rose più belle, il vincitore ne ha portate tre da 350.000 che ha coltivato. Cioè, comunque erano tre rose, non è che le ha modificate, le ha fatte diventare tre orchidee. Noi di fronte al mondo minerale siamo assolutamente liberi. E questo è determinato anche dal fatto che non ci opera nessuna gerarchia. La terza nel vegetale, la seconda nell'animale, la prima nel regno umano, l'io, e nel minerale niente. Ora, come si è arrivati anche per quello che riguarda la nostra evoluzione fino a questo punto? Beh, originariamente noi sappiamo che l'uomo l'individualità non ce l'aveva, era parte della divinità. Quando ha cominciato a separarsi, ne abbiamo trattato in tante conferenze, continuava comunque a percepire la divinità, l'operare della manifestazione, non più magari il Dio stesso, ma la manifestazione. Siamo andati avanti a lungo, la prima vera base per la possibilità della libertà comincia a metà della Lemuria,
quando si comincia a lavorare sul corpo astrale, la luna si stacca e si formano i due sessi. Ma la vera partenza del processo che può portare alla libertà invece è a metà di Atlantide, perché viene creato il contenitore dell'io, non l'io. L'io arriverà molto dopo. Noi facciamo un bel salto. La civiltà greca non ce l'aveva la libertà, perché ancora vedeva il concetto insieme all'oggetto. Se percepiva un leone, gli veniva incontro il concetto, cioè l'ente vivente che opera nel leone e lo mantiene sempre in quella forma, anche se per caso il leone si mangia gazzelle per tutta la vita. Se fosse vera la legge della mutazione fisica continua, a un lupo gli date per 3 anni agnello e dovrebbe diventare un agnello. E invece rimane lupo perché c'è l'archetipo vivente, divino in questo senso, ideale, che lo mantiene in quella specie. Il greco lo vedeva, vedere una cosa del genere limita molto la mia libertà. Non ho la frontalità diretta che ho col minerale. Avevo una forte aspirazione verso la libertà, soprattutto verso la distinzione della propria mobilità interna che percepiva con quella esterna. Fidia, i grandi scultori greci, non avevano il modello, scolpivano percependo se stessi dall'interno. È un grande mistero, ma è così. Il mito di Prometeo perché fa tanto arrabbiare gli dèi? Perché ruba il fuoco agli dèi e dà all'uomo la scintilla di cominciare a lavorare su se stesso verso la libertà. Su che cosa? L'abbiamo anticipato. Su quella parte del corpo eterico che non è necessitata. E noi l'abbiamo, le piante no, gli animali no. Su questa parte noi lavoriamo con l'educazione, la cultura, la filosofia, eccetera, eccetera. Finalmente arriviamo all'inizio dell'anima cosciente, all'epoca dell'anima cosciente, 1413. Galileo, Copernico, Kepler, ne abbiamo parlato nella conferenza di settembre. Il cosmo ha raggiunto lo stadio dell'opera compiuta e basta. È solo un organigramma matematico. Galileo si dice pur si muove, mica ti dice che qualcuno la muove, mica ti dice perché si muove, si muove. Io ho calcolato l'orbita, quell'altro ha calcolato che non è sferica ma è ellittica, io ti calcolo la velocità di rotazione dei corpi, è un grande, grandissimo diagramma matematico, non c'è più niente. Urtano violentemente contro le autorità ecclesiastiche, perché? Perché quelle si rendono conto che hanno spazzato via tutto l'elemento religioso e dogmatico dalla scienza. Scienza che per secoli era stata invece nelle mani delle personalità ecclesiastiche. Quando Darwin ha dovuto imporre la sua teoria, proprio imporre, tutte le università inglesi erano dirette da vescovi. È stata una notevole impresa. Quindi è da lì che l'uomo si trova a contatto con l'elemento minerale e non è più oberato dal dogma, dalla tradizione, dal paganesimo, dalle paure ancestrali. Questo ha portato a due risultati immensi. Il primo è la tecnologia che abbiamo intorno a noi, di cui dobbiamo essere grati. L'antroposofia non sarà mai contro il progresso, l'abbiamo dimostrato nella conferenza sull'economia gennaio 2018, in cui abbiamo anche dimostrato che non abbiamo paura del 4.05, perché l'introduzione della robotica non solo non toglie lavoro, ma l'aumenta e crea ricchezza. Olivetti docet. Quindi, una grande conquista l'abbiamo dovuta al fatto che questo rapporto diretto col mondo minerale ci ha permesso la tecnologia di oggi. Ma l'evento più importante è stato un altro, che siccome eravamo occupati con la parte più bassa del creato, la mineralità inerte, il lavoro interiore di creazione dell'autocoscienza individuale non è stato disturbato, mentre invece l'approccio teologico, un approccio mistico, un approccio dogmatico interferiscono moltissimo sul processo dell'autocoscienza interiore. Lì la scienza in che cosa ha trovato la sua forza? Che l'oggetto è completamente contenuto nel concetto. E questo anche dal punto di vista temporale, perché se cerchiamo le cause del mondo vegetale, non le troviamo nel mondo vegetale, ci dobbiamo spostare molto lontano. Dobbiamo andare nelle anime di gruppo dei vegetali che si trovano nel devachan inferiore. Se cerchiamo le cause del mondo animale,
Dobbiamo andare addirittura indietro nel tempo, dobbiamo cercare una costellazione precedente a quella in cui l'animale vive. Ne abbiamo parlato nella conferenza Spazio e Tempo. Se cerchiamo le cause della causa fisica della vita fisica dell'uomo, dobbiamo tornare alla vita fisica precedente. Invece nel mondo minerale la causa coincide nello stesso momento, contestualmente. Se scoppia nitroglicerina, non è che devo cercare un mese prima per capire perché è scoppiata, e l'ho messa insieme. Se prendo il polo positivo della corrente, è negativo, tra la lampadina quella si accende. Tutto è nato e finisce in quel momento. Se ritocco salta tutto per aria, ma è tutto contestuale all'evento, altra forma di libertà. Io sono presente alla manifestazione totale del fenomeno, non devo andare a cercare né altrove, né in un altro tempo, né in un altro spazio. In questo modo la nostra autocoscienza individuale si è formata, per cui arriviamo al massimo dei paradossi che viene frainteso. Si vede nel materialismo la fine della spiritualità. Al contrario, il massimo dello spiritualismo coincide col massimo livello spirituale mai raggiunto dall'umanità. Perché il nostro scopo per cui siamo stati creati è diventare individui autocoscienti. Soli col mondo minerale lo siamo diventati. Infatti l'uomo si sente solo di fronte al mondo. Sto su un granellino di sabbia nell'universo, sono un essere insignificante, poi su questa linea sono un animale, sono un mucchietto di atomi, sono un po' di elettromagnetismo, eccetera, eccetera. Però solo così ci potevamo arrivare, perdendo la visione con la divinità, perdendo la visione con l'opera compiuta, con l'effetto operante, con la manifestazione, non ne parliamo col Dio agente. Quindi tutto è stato predisposto a questo fine. E qui c'è l'importanza catastroficamente importante, direi, della quarta incarnazione, la Terra. Perché è solo nella Terra che si è inserito e si è potuto sviluppare l'elemento minerale. Sulla Luna, le tre incarnazioni precedenti, devo rinviare le conferenze precedenti, basta quella di dicembre, sarebbe stato impossibile perché c'era soltanto corpo astrale, corpo eterico sul Sole, corpo fisico su Saturno, che non è minerale, è una cosa completamente diversa. La mineralità si è aggiunta solo sulla Terra. Questo aggiunge una nuova importanza al valore della nostra vita terrena. Questa sciocchezza di sentire dire la nostra vita è in un altro mondo, questa non è la vera vita. No, no, il destino dell'uomo si compie qua, sulla terra, da quando nasce a quando muore. Adesso lo approfondiremo anche. Ora però questo intelletto ci ha dato questo dono immenso. Qui comincia la vera difficoltà per l'uomo, il vero pericolo. Perché vedete, faccio una metafora molto semplice. Noi come alimentazione principale immagino che tutti quanti, almeno in Italia, è così, sono i carboidrati. Da dove vengono? Dal grano. Quindi noi i chicchi di grano li maciniamo, li cuociamo e ce li mangiamo. Ma la vera natura del chicco di grano non è quella, è quella di produrre un'altra spiga. Se con una follia di Orlando ci mangiassimo tutti i chicchi di grano esistenti, dopo dovremo ricorrere a quel meraviglioso istituto norvegese dove sono conservati i semi di tutti i vegetali esistenti. Ce li farebbero pagare ben cari e ci vorrebbero comunque diversi anni prima di, parecchi anni, di tornare ad avere dei raccolti così vasti da alimentarci. Per fortuna una cospicua dose di grani vengono conservati per la semina. Il pensiero è lo stesso, il pensiero intellettuale è il pensiero che ci mangiamo, lo usiamo per costruire le macchine, per i piani econometrici dell'economia, per progettare i consumi, ma la vera natura del pensiero è quella di produrre il livello superiore, il pensiero immaginativo. Questa è la vera natura del pensiero intellettuale. Ora, se noi ce lo mangiamo tutto a livello intellettuale, vi lascio pensare che succede. È la stessa cosa che se ci mangiamo tutto il grano. Qui riferisco pari pari una frase del dottor Steiner perché mi ha colpito la prima volta, perché usa un aggettivo che non ha mai più usato. Dice, dalla circostanza che almeno un numero qualificato di esseri umani passi dal livello intellettuale allo sforzo per ottenere l'immaginativo,
dipendono conseguenze incommensurabili. In tutta l'antroposofia non l'ha mai più usata questa frase, né prima né dopo. Noi siamo qui per fare il passaggio al gradino superiore dell'intelletto, che non significa né ripudiarlo, perché sennò non vi potrei spiegare niente male e voi non potreste faticosamente cercare di capire. Lo facciamo a livello intellettuale, però si tratta soltanto di capire che l'intelletto ci è servito per diventare individui e lo possiamo ovviamente continuare a usare, perché non è che vogliamo rinunciare alla capacità di aggiustare una macchina che si rompe, no, assolutamente, ma questa programmazione continua solo verso la macchina somiglia tanto a quel rischio di mangiarci tutti i grani di Gran Turco. Ora, questo è dunque il punto in cui siamo arrivati e che ci ha portato meritoriamente alla scienza naturale. E mentre l'uomo era completamente impegnato in un minerale che non lo condizionava affatto, ha potuto sviluppare l'autocoscienza individuale perfettamente. Ora si trova nella situazione che descrive il dottore. L'uomo vive come essere compenetrato dalla divinità in un mondo minerale non più compenetrato dalla divinità. Non è che il cosmo sia stato a guardare, perché noi diciamo sempre che tutto viene dal cosmo, anche in questo caso. Ci sono tre astri, tre pianeti, che sono forieri di libertà, ci spingono in quella direzione. Saturno, adesso faremo una postilla perché la dobbiamo fare per forza, è il regno degli esseri che si occupano di mantenere la memoria. Ora, questo lo dico per chi fosse per la prima volta venuto qui, il fatto che ci sia qui un corpo chiamato Saturno che vediamo la sera, si vede bene d'estate, è perché le forze provenienti dallo zodiaco spirituali si incontrano con quelle provenienti dal Sole e nel punto d'incontro si forma questa zona morta. Qua si prevengono dal cosmo, dallo zodiaco e anche oltre veramente, le forze che agiscono su Giove, sono diverse da quelle di Saturno, sono diverse le angolazioni di quelle solari e si forma Giove. Che fanno? Giove descrive una sfera. In questa sfera opera tutta l'entità spirituale relativa alla sfera di Giove, che per esempio si occupa del pensiero creativo. Tutti gli inventori prima di incarnarsi passano qui molto tempo. Infine la stessa cosa per Marte. Marte si occupa del linguaggio. Vedete che sono tre sfere di assoluta libertà, perché quella della memoria è la base dell'individualità umana, cioè della base della possibilità della libertà. Se non fossimo induiti saremmo specie, e la specie la libertà non la conosce, perché è la base, ma se non c'è memoria non c'è individuo. Se esaminate la vostra personalità ci trovate solo le esperienze che avete avuto da 4 anni fino adesso, che vi ricordate, perché qualcuno avrete dimenticato sicuramente. Noi siamo quello che abbiamo sperimentato. Il dottore dà una definizione magnifica, dice: l'uomo è un essere che aggiunge 9 esperienze ai suoi ricordi. Quindi la memoria è un grosso impulso verso la libertà. Non ne parliamo poi il pensiero creativo, quello gioviale, come si suol dire. Non è un caso che si dice che quella è una persona gioviale. Le persone gioviali sono molto creative in genere. I musoni, no? Marte e il linguaggio. Pensate alle possibilità che offre il linguaggio. 24 consonanti, 7 vocali, che se continuo a insegnare che sono 5, ma è un errore, ci sono 2 E, 2 O, E, O, O. E quanto vengono sbagliate in giro, fa male sentirlo. Ci sono un sacco di personaggi che parlano barese quando esce fuori la O. Dunque, è anche lui un foriero di assoluta libertà, perché se un poeta dicesse: ah, io ho molte intuizioni, ma non voglio usare il linguaggio normale perché mi sento che mi costringe, allora cocco mio, te le tieni, perché nessuno capirà che vuoi dire. Invece l'entità artistica potentissima addirittura lo plasma a sua immagine il linguaggio. Provate ad andare a un congresso di letteratura, ci sarà una gran parte di declamazioni che non conoscete, perché è impossibile conoscere tutta la letteratura mondiale, ma se uno dice un verso di Dante, in qualunque momento lo dite, è inconfondibile, lo beccate subito, come Leopardi.
un sonetto di Leopardi, e come fai a sbagliarti? Quello ha plasmato la lingua alle sue esigenze spirituali. Tutto questo è una libertà che concedono le forze che vivono su Marte. Oltre il Sole ci sono invece quelle della necessità, e ancora una volta vediamo che libertà e necessità camminano a braccetto. Mercurio stabilisce la nostra capacità di legare i concetti tra di loro, che è l'intelligenza. Interligare. Uno nasce brillante e uno nasce un po' tonto. Le persone che hanno questo tipo di intelligenza brillante, prima di incarnarsi, si sono trattenuti molto nella sfera di Mercurio. Venere addirittura ci trasferisce le attitudini interiori, altra forma di costrizione notevole. La Luna, non ne parliamo, trasmette addirittura l'ereditarietà fisica, i meccanismi della procreazione che sono totalmente animali. Su questo non ci sono santi. Quindi abbiamo tre corpi celesti, Saturno, Giove, Marte, che ci sostengono verso la libertà. E altri tre, Mercurio, Venere e la Luna, verso la necessità. E il Sole in mezzo fa da mediatore. Perché noi possiamo vivere solo così, trasformando continuamente la necessità in libertà. Da ragazzino mi ricordo una frase che ha un'importanza che è un po' formidabile. Un insegnante disse: l'uomo saggio trasforma la necessità in virtù, ma aprì un mondo. Mi presi anche una nota, perché dopo non sono stato attento per niente per tutta la mattina, però mi parve una frase grandiosa. È proprio così. Ora, uno potrà trovare tutto questo fantasioso, e lo faccia. Mi dicono che una volta uno se n'è andato di qua dicendo deficienti, urlando, e vabbè. Secondo me ha avuto paura. Però, se ci pensate bene, è l'unica cosa che rende comprensibile il sistema solare. Che ci stanno a fare tutti questi corpi con queste orbite precisissime, queste caratteristiche che le distinguono così tanto uno dall'altro, che ci girano intorno? A fa che? Sembra che l'unico pianeta che abbia un senso è la Terra. Ma qui si rivede la grandezza di Tolomeo. Tolomeo non ha mai voluto dire che la Terra è al centro del sistema. Lo sapeva benissimo che c'è il Sole. Erano tre secoli che c'era l'eliocentrismo di Aristarco dalle parti sue. Voleva dire che l'essere centrale è l'uomo e che tutti gli altri lavorano per portare l'uomo, che è la meta del cosmo, in livelli evolutivi sempre più alti. Poi il materialismo fa il suo corso, l'uomo vive sulla Terra e andrà a finire che la Terra è al centro del... Solomeo se sarà rigirato, non lo so se l'hanno cremato, ma se stava nella fossa si è rigirato parecchio per questa cosa. Ora abbiamo allargato moltissimo la sfera della necessità e cominciato a intuire quella della libertà. Ora dobbiamo entrare però di più nel meccanismo attraverso il quale noi esprimiamo la nostra volontà, perché quello è decisivo per decidere se si tratta di una volontà libera o no. Qui naturalmente le concezioni sono tantissime, ma una è sufficiente a riassumere tutte, e quella di Spinoza, lo dice anche Steiner. Sostanzialmente le critiche dicono: noi uomini possiamo essere consapevoli dei nostri desideri, ma non delle cause che li generano. Si fa l'esempio dell'ubriaco, che ha voglia di bere, del lattante, di quello accecato dall'ira, del malato allo stadio terminale. Però uno si domanda: ma tutti i comportamenti umani li dobbiamo considerare a sto livello? E lo statista impegnato in una trattativa difficilissima dove deve misurare le virgole, non le parole, quello che pubblica qualcosa dopo averci pensato un anno, due, tre, allora si capisce chiaramente che il punto centrale dove tutto si decide è la coscienza pensante. Atteggiamenti che non passano assolutamente per la coscienza probabilmente non sono liberi, sono necessitati. Mi viene fame, sento il senso della fame, la coscienza non c'entra per niente, la sete non c'entra, mi viene voglia di bere, di mangiare, eccetera, eccetera. Ma quelli che invece passano attraverso il vaglio della coscienza hanno la possibilità della libertà, la possibilità. Questa è una discriminante formidabile, importantissima, che fa di noi esseri umani quello che siamo. È l'individuo che rinuncia al potere della sua coscienza pensante, probabilmente ha rinunciato alla sua qualità più fruttuosa. Qui bisogna fare una premessa importantissima. Quando si parla di coscienza pensante non bisogna per forza sentirsi obbligati a precipitarsi in un laboratorio con le TAC, le PET, minerazioni di qua, le cuffie, gli elettrodi, ma chi l'ha detto?
La coscienza è in grado di valutare se stessa mentre vive, in quanto si sperimenta come coscienza pensante. C'è stato a Roma un convegno indetto dal Papa, intelligentissima questa idea. Il Papa ha fatto un discorso bellissimo per ribadire la necessità che la macchina accompagni l'uomo ma non lo sostituisca. Hanno fatto parlare un esperto venuto, non dico dove, sennò si capisce chi è, di automatismo. Ma lei perché si impegna tanto con questi robot? Perché io sono sicuro che costruendo i robot capirò l'animo dell'uomo, la sua mente, la sua intelligenza e la sua coscienza. C'è intorno 7 miliardi di persone vive che pensano, ovviamente devi costruire un mucchietto di silice, di transistors, qualche valvola, due o tre viti, una molla, e pensi che costa strada, io ando a Napoli e passo da San Francisco, chiaro che poi affogo nell'Atlantico perché non ce la faccio più. È evidente, mi è sembrata una smarronata delle più grosse che ho sentito ultimamente, invece il discorso del Papa era molto molto importante. E quindi noi ci sentiamo autorizzati di parlare della coscienza per l'esperienza che ne abbiamo quotidianamente. E anche qui dobbiamo essere un po' più onesti. Per esempio, in materia, il testo che ho citato prima dice: è tutto misterioso perché la scienza, che è una creazione del cervello stesso, sa di non sapere nulla, o quasi. Non si sa bene come funziona il cervello, figurarsi se c'è un'intesa su cosa sia la coscienza. Poi, addirittura, non c'è un'intesa unanime neppure su quella fervida frequenza di coscienza che si chiama sonno. Si contano più di 20 teorie alternative in proposito. Non c'è un approccio comune, nemmeno minimo, sulla teoria della depressione. E si potrebbe andare avanti così all'infinito. Oh, meno male che lo dice lui. Ma poi molte cose le sanno, sono state scoperte. Questo è un libro di divulgazione che si può consigliare come libro di divulgazione perché si impara molto. Però in materia della coscienza è proprio disarmante. Non solo questo. Questo qui ce n'è un altro di Gerald Hartle che è molto stimato, Castelvecchio editore. Il cervello umano, istruzioni per l'uso. Non scherza. Un buon numero di persone crede che la felicità si generi nel cervello attraverso una secrezione concentrata di endorfina, che l'amigdala sia responsabile della paura, l'ippocampo dell'apprendimento, la corteccia cerebrale del pensiero. Tutto ciò, nel caso che non abbiate mai sentito parlare, potete tranquillamente dimenticarlo. È onesto, non gli si può dar torto. Gerald Hatter, il cervello umano, istruzioni per l'uso, Castelvecchi. E quindi questo punto l'abbiamo chiarito. Ne dobbiamo chiarire un altro: il rapporto tra il sentimento e il pensiero, confusissimo. Si pensa che molte nostre azioni siano determinate dal sentimento, quelle che non passano sotto la soglia della coscienza, attraverso il vaglio della coscienza, sicuramente. Si dice il sentimento della fame è un errore, la sensazione della fame, il sentimento è ben altra cosa. Dice, ma allora che è il sentimento? Vedo un disgraziato per strada, prendo, gli do un euro, tanto a me non mi costa niente, una carità a buon mercato, però dateglielo perché per lui è importante. Dice, è il sentimento che mi ha dato, no, passo, i miei sensi vedono un individuo stranamente seduto per terra, mal vestito, magari anche male odorante, tutto questo genera a me il concetto della sofferenza. È questo concetto che stimola in me il sentimento della compassione e gli do st'euro. La via del cuore passa per la testa, questo è il Vangelo dell'antroposofia. Se io, passando, guardo verso un'altra parte, ho la testa altrove, nemmeno me ne accorgo che quello sta lì, anche se quello mi chiede quattro soldi. Quindi non è il sentimento che direttamente è alla base delle nostre azioni e quindi della nostra libertà o no. Deve essere un sentimento vagliato anche lui dalla coscienza. Deve passare attraverso una riflessione. Questo ha un'importanza incredibile perché se torniamo al libro di prima, per esempio, ci troviamo scritto: l'amore abita interamente nel cervello, nel sistema limbico.
L'esperienza dell'innamoramento esercita sul cervello la stessa intensità della fame e della sete. Il tutto grazie a un potente cocktail di sostanze chimiche che irrorano le adeguate parti del cervello. Insomma, Cupido doveva andare all'oculista. Sono migliaia d'anni che tira le frecce al cuore e le doveva tirare all'ipotalamo. Cocco mio, hai bisogno che ti svegli. Hai sprecato una quantità di munizione impressionante. L'innamoramento è il frutto, cioè se vi siete appena fidanzati, guardatevi bene in faccia, dice: oh, ma tu che mangi la mattina? Non le commentiamo nemmeno quanta è la distanza immensa. Dice: l'amore è cieco, no? Ci vede benissimo. Io mi innamoro di qualcuno perché ho visto in lui le qualità che sono sfuggite ad altri. È proprio per quello che sono attirato da quella persona. È proprio il contrario. Ora, li citiamo perché bisogna essere onesti e riferire tutte le fonti. A questo punto comincia il vero meccanismo dell'atto volitivo. Allora, l'atto volitivo comincia, dobbiamo purtroppo sprecare un altro foglio, perché i fondamentali bisogna anche scriverli. Il fenomeno principale è il motivo della mia azione. Allora, che cos'è? È la circostanza rappresentata, specifica. Accanto a questo, diciamo così, rappresentazione specifica, c'è la molla. Che cos'è la molla? È la mia attitudine caratteriologica permanente. Diciamo pure carattere, va? Così facciamo prima. Prendiamo l'esempio di prima. Uno passa, vede l'accattone, è una persona di buon cuore, da un euro. Passa un altro che è un egoista, non frega niente, lo vede lo stesso come il primo. Vede benissimo che soffre, ma l'euro non glielo dà. Passa il fanatico della predestinazione e dice: ah, tu sei così perché ha deciso Dio, devi rimanere così. Te lo sei guadagnato, quello è il posto tuo nella società. In certe società questo è stato un principio terribile. Speriamo superato. Quindi la nostra decisione dipende da un motivo contingente. È dalla disposizione caratteriologica permanente. Questa è un'importanza fondamentale. Perché? Perché ognuno, di fronte a una certa rappresentazione, reagisce secondo il suo carattere, cioè secondo la sua molla. E qui si apre un vasto campo relativo non più alla necessità, ma alla libertà. Qua di necessità non c'è quasi niente. C'è la necessità di avere un euro di quel disgraziato. Ora, siamo al punto di spiegare il centro forse più difficile della antroposofia in materia. Abbiamo detto che all'inizio, qui bisogna vedersi conferenze passate, l'abbiamo detto in diverse conferenze, quando i troni cominciano la creazione della sfera che poi diventerà l'attuale Terra, c'è un mare di divinità indifferenziato, non c'è altro. Man mano che si cominciano a creare proprio gli archetipi del corpo umano, le abbiamo paragonate a delle piccole spugnette, assorbono questa spiritualità indifferenziata e da quel momento, accanto a una cospicua parte di divinità indifferenziata, ci sono invece tante piccole spiritualità delimitate da questi corpicini iniziali. È la scintilla divina che ci abbiamo ancora dentro oggi noi. Ce la siamo portata dietro intatta. Perché, come ha detto il dottore, l'uomo vive come essere compenetrato da Dio, questa scintilla, in un mondo minerale non più compenetrato dalla divinità. Quindi già si comincia a vedere che per questa parte di scintilla divina noi sicuramente andiamo verso la libertà. Per tutte le strutture che abbiamo descritto prima siamo trascinati dalla necessità. Il gesto cieco, le sentiamo in continuazione: ammazza la moglie, non va perché la voleva lasciare, ammazza il figlio, questi, come li volete chiamare, scintilla divina, sono gesti ciechi. Che da dove vengono? Dalla specie, perché noi per tutto ciò che è al di sotto della coscienza siamo specie. Dice: ma allora siamo animali? E chi te l'ha mai detto che noi non ce l'abbiamo una parte animale? Solo che andiamo molto oltre, non possiamo essere identificati solo con l'animale. Mi permetto di ricordare un episodio che può sembrare banale.
Da ragazzo vidi un film sul commissario Maigret, ma ero giovanissimo, c'era Jean Gabin. E lui descriveva alla fine dell'indagine l'efferatezza di un delitto, di un omicidio. E il procuratore fa: ma questo è un omicidio dettato dalla pazzia. E lui risponde: ma tutti gli omicidi sono frutti di pazzia. Mi colpì tantissimo questa frase, qui c'è qualcosa di grande dietro. È così. Tutti i reati, ma vengono tutti da questa parte che è specie, dove noi reagiamo secondo chimica, secondo eccetera, eccetera. Sicuramente il vaglio della coscienza non c'è. Il vero significato della pena è proprio questo, dovrebbe esserlo, estendere la coscienza attraverso la sofferenza della punizione fino a prendere coscienza dei comportamenti che le sono sfuggiti mentre si commetteva il reato. Se no a che serve la pena? Quando dice la pena deve rieducare, è a questo. E infatti in molti casi succede, sarà capitato, gente che ha passato anni in galera si rende conto dello sbaglio che ha fatto, si rende conto che non era cosciente, si rende conto di come era arrivato fino a quel punto, insomma qualcosa impara. È lo stesso meccanismo del rimorso, Quando sentiamo rimorso per qualcosa, a che serve il rimorso? Ad estendere la nostra coscienza al comportamento che ora ci sembra riprovevole. Senza rimorso uno ripeterebbe la stessa azione, invece magari va anche a correggerla. Si costituisce perché c'è un disgraziato innocente in galera al posto suo. Questo nelle casistiche giudiziarie le ho consultate parecchio come laureato in legge, è frequentissimo. Mi ha sorpreso quante volte gente che l'ha fatta franca poi si ricostituisce e dice no, no, quello non c'entra niente e dimostra che è stato lui. Pena e rimorso hanno lo stesso significato. Quindi il gesto cieco non è un gesto umano, appartiene alla necessità animale. Su questa linea, dunque, noi possiamo già distinguere la possibilità immensa di evoluzione della parte spirituale, perché noi sappiamo che, per esempio, l'osservanza del dovere è già un grosso risultato. Una società in cui tutti obbedissero alle leggi, meraviglia, però. Non è l'ideale più alto dell'uomo, per cui l'uomo è stato creato con tanti sacrifici. L'ideale è quello che si comporta correttamente, non perché ce l'obbliga una legge, ma perché lui sente che quello è quello che va fatto, che dal suo patrimonio di rappresentazioni mentali ha estratto questa convinzione della legalità a quel livello. E questo poi si estende fino al creatore di moralità. Cioè l'individuo che al di là di ogni insegnamento, eccetera, intuisce un impulso nuovo e lo segue con tutte le sue forze. Per rimanere in argomento, uno dei libri che ha sconvolto di più l'umanità è stato Dei delitti e delle pene di Beccaria. Quando Beccaria l'ha scritto, quello che pensava lui non lo pensava nessuno. Ecco, un individuo altamente libero e creativo che dalla sua sfera di rappresentazioni ideali ne ha tirata fuori una che poi ha condizionato o almeno migliorato i comportamenti della somministrazione delle pene in tutto il mondo occidentale sicuramente, ma penso anche altrove. Quindi l'individuo di cui stiamo parlando è il produttore di quella che l'antroposofia chiama la fantasia morale, cioè il creatore delle proprie regole morali. Ovvio che più vasta è il suo patrimonio di rappresentazione, più sarà facilitato in quest'opera. Chi ha poche idee, ristrette, eccetera, quello vivrà nella necessità tutta la vita. Di qui l'immenso contributo che può dare l'antroposofia. Praticamente io non conosco niente che spazi così a 360 gradi, rimanendo sempre in collegamento col centro, perché questo. Chiunque segue queste conferenze può vedere che puntano tutte, vengono tutti da un centro che le unifica, però sono collegate propedeuticamente. Raccomando sempre di vederle tutte per chi comincia nell'ordine dalla prima. Ora, in quest'ottica qui, evidentemente, agisce quella parte che abbiamo detto del corpo eterico umano che non è predeterminata, che è libera. È lì che noi andiamo a lavorare. Attraverso la cultura, l'arte, l'educazione, lì lavora l'importanza straordinaria di una buona pedagogia. L'uomo che segue le leggi è un uomo già abbastanza libero, perché ha imparato a dare la precedenza alle leggi sociali sulle sue brame personali. Però
Però il massimo è l'uomo che le crea lui le nuove leggi morali, che se intuisce che una legge non è adatta, si dà da fare per convincere i contemporanei a migliorarla, con i mezzi legali naturalmente, pacifici e consentiti dall'ordinamento. Qui è importante a questo punto decidere il rapporto che l'uomo libero instaura con questa azione che lui vuole compiere, ispirato dalla sua intuizione ideale. È un rapporto di amore, è una grande differenza tra uomini liberi o no. L'uomo libero agisce solo per amore, amore dell'azione. Non gli state a spiegare le conseguenze, non gliene importa niente. Lui ama quel tipo di comportamento che ha intuito come decisivo e tutta la soddisfazione la ricava da lì, dal realizzarlo. L'uomo non libero è sempre preoccupato dei risultati. Lo fa per ottenere quello, lo fa per essere promosso, lo fa perché così va. Ovvio che questi sono casi estremi e la vita è tutta una serie di sfumature. Però facciamo l'esempio dell'insegnante che nasce con questa vocazione. Sono difficili persino da sindacalizzare queste persone. Non gliene importa. Dicono, sì, guadagnano poco, se gli dai più, vabbè, meglio, ma non ne fanno questo. Per loro l'atto stesso di vedersi il bambino che cresce in modo sano, quella è l'amore dell'azione della loro vita, è tutto lì. Dice quello che voleva, ingegnere nucleare, voleva andare a lavorare alla centrale, non ci riesce, si ritrova a fare insegnante di matematica al liceo, moglie, figli, affitti, sta lì per lo stipendio, cioè non sta lì per l'amore dell'azione, ma del risultato. Ciò non toglie che non siamo animali, può mettere in moto l'uomo libero di cui stiamo parlando, fa di necessità lo stipendio virtù e comincia anche lui a trasferire tutte le sue capacità nell'azione didattica. Io sono convinto che molti ci riescono. Un altro campo in cui questo succede sicuramente è la politica. Sta continuo assalto della casta è anche pericoloso e apre altri spiragli meno democratici. Io sono convinto che la stragrande maggioranza dei sindaci italiani lo fa perché lo vuole fare, perché vuole risolvere i problemi, vuole stare in mezzo ai cittadini, vuole sentirsi utile. Più gliene porti dei problemi, quasi quasi più è contento. E non penso che sia sempre a pensare che poi divento, non che diventa, consigliere regionale, ma ci sarà anche questo naturalmente. Quindi i livelli in cui si può essere liberi sono molti, però sicuramente questa è la direzione. Adesso, specificato questo, possiamo arrivare un po' a tirare delle somme pratiche e possiamo dire che la natura fa di noi esseri viventi. Respiro, corpo, fisico, eccetera. La società fa di noi cittadini, rispettosi possibilmente delle leggi, ma libero mi posso fare solo da solo. Non è compito della natura di fare di me un essere libero, la natura è necessità. Non si può chiedere alla società di creare esseri a questo livello di libertà che abbiamo descritto, di predisporne le premesse, magari sì, è giustissimo aiutare gli sfortunati. Ma se per aiutare gli sfortunati togliamo qualunque aiuto ai più bravi che sostenuti poi possono portare molto a tutti quanti e se ne devono andare all'estero, non lo so, siamo arrivati a 110 miliardi di spesa d'assistenza pubblica ogni anno, è il doppio della spesa per la formazione e l'educazione. Dunque, quindi la natura fallisce spesso, nasce malato, deforme, nasce col dotto di Botallo, quello nasce sordo, poverino. La civiltà, la società fallisce spesso, non riesce sempre a formare cittadini. Che c'è più drammatico di vedere questi giovani del sud che come ideale di vita si scelgono i grandi capi delle cose, che è terribile, ma tremenda. E l'individuo fallisce molto spesso nel tentativo di rendersi libero. Molti chiamati, pochi gli eletti. E adesso siamo arrivati al punto in cui ci dobbiamo chiedere e come si fa a imbarcarsi sulla strada e diventare libero? E ci dobbiamo allargare ancora di più. Dunque non vagitate, karma, karma. Noi
abbiamo dedicato una conferenza a Michele, la ripeto anche se l'ho già detta, perché è importante andarsela a risentire. C'è più spazio oggi tra le conferenze perché bisogna farlo sto lavoro. Settembre 217, 2017. Perché? Perché mentre tutti gli altri arcangeli costringono, pensate l'arcangelo Gabriele è l'arcangelo della procreazione, necessità assoluta. Parte l'incontro spermatozoone, no? Addio, da quel momento in poi comanda tutto Gabriele. Una saggia puericultura anticipata non disturba questo processo, cioè lo segue cercando di non interferire e lascia fare agli dèi, perché finché il bambino non è nato è meglio lasciare fare a loro. E per i 3 mesi successivi pure, perché il parto dura in realtà 12 mesi come l'anno solare. Adesso non lo possiamo approfondire. Detto questo, perché Michele ha questo compito? Perché Michele, fin dall'inizio del genere umano, ha trovato una particolare relazione col pensiero e ha seguito il passaggio del pensiero dalla sua dimensione cosmica a quella individuale, cioè quello che abbiamo detto prima, l'uomo che vedeva concetto e pensiero insieme, adesso è arrivato ad avere soltanto nel concetto l'elemento minerale e basta, un processo lunghissimo perché il primo pensiero lo ricevevamo dagli dèi, questo lo formuliamo noi. La potenza dell'azione di Michele qual è? Che può continuare a mantenere il pensiero in legame col cosmo. Dice, ma che differenza c'è in una cosa del genere? Immensa. Facciamo l'esempio di un botanico eccezionale. Passa in un giardino meraviglioso, acqua e clorofilla, Linneo per esempio, ma Linneo non era così, Linneo era una grande personalità, calcola tutti i tempi, no, freddamente esce e se ne va. Di tutto questo nel post mortem non si porta nulla, nemmeno il pensiero più infimo. Se invece, mentre fa questo percorso, sente la meraviglia per la natura, lo stupore per le forme, queste orchidee selvatiche magnifiche, la gratitudine per essere chi è stato posto in condizione di studiare questo invece che trasportare i quarti di bue ai mercati generali alle 4 di mattina. Tutti questi sentimenti autentici, ecco, questi si collegano con il pensiero intellettuale che ha sviluppato e se lo può portare nel post mortem. Il primo tipo di botanico ragiona esclusivamente al di sotto della soglia della libertà, segue solo le necessità del mondo minerale, del mondo vegetale, eccetera, eccetera, analizza solo quelle. Il secondo tipo no, sta già nella sfera dell'uomo libero di cui stiamo parlando. Quindi chi all'inizio dicevamo occuparsi della libertà, no, è fondamentale, perché qui sulla Terra noi viviamo nella libertà potenziale, dalla nascita alla morte. Che poi ci mettiamo in condizione di usarla bene o male, questo dipende da noi. Nell'aldilà, la regola normale è la necessità. Non c'è libertà nell'aldilà. Massimo Scaligero usava la frase di Capri, diceva rien va plus. Quando la pallina gira, diceva fermi, quello che avete puntato, non si cambia. Quindi, la necessità che vuol dire che ci troviamo in mezzo a delle potenze spirituali stravolgenti, e rischiamo di farci tutto il percorso senza coscienza individuale, senza io, cioè senza immortalità. Perché l'immortalità consiste nel portarsi l'io, la coscienza altrove. Se si interrompe, che immortalità è? Allora la diffusione dell'energia, come dice la scienza, va benissimo. Questi naturalmente sono casi estremi. Per cui tutta la libertà che ci conquistiamo qui è la libertà di cui potremo godere nell'aldilà ed è importantissimo. Perché passiamo secoli in piena coscienza, collaborando al nostro destino, e possiamo anche imparare molto. Ecco perché la discussione sul libero arbitrio ha un'importanza trascendentale. Quindi, il botanico, ripeto, che non vada oltre le necessità dei vari mondi, si incontrerà con la necessità dell'aldilà, pure se è un genio. Questo che significa? Che il pensiero di Michele, per chi riesce a collegarsi con lui, ha la capacità di indurre l'evoluzione del pensiero intellettuale verso la sfera immaginativa. Cioè
Cioè la persona comincia a non consumare tutti i chicchi di grano, comincia a mettere da parte un po' di chicchi per la semina e nello stesso tempo collega il pensiero col cuore, la via del cuore passa per la testa, che diventa un giudice contestuale del pensiero che va tenuto e di quello che va scartato. Subito ti dice questo pensiero porta verso l'oscurità, questo porta verso la luce. E da qui si crea la possibilità dell'azione libera. E come agisce Michele? Attraverso l'antroposofia. L'antroposofia è la rivelazione michelita attraverso l'anima, lo spirito, la voce di Rudolf Steiner, che è molto di più di un microfono. Quindi chi sente il desiderio di venire a queste conferenze, le migliaia, devo dire sorprendentemente, di persone che le seguono, qualcosa del genere avvertono. Che c'è qualcosa di decisivo per la stessa permanenza dell'autocoscienza individuale anche al di là di questa vita, per non ne parlare delle conseguenze in questa vita. Quindi l'azione michelita, e concludo la parte di Tia Michele, ci permette di vivere senza queste compromissioni melenze. Cioè ci permette di vivere il mondo della mineralità per quello che è, non c'è niente di peggio, vedete questi tentativi di trasferire spiritualità nella chimica, nella fisica, nell'elettromagnetismo, ma non mi fate ridere, lì non c'è questa teologia molecolare. È altrettanto pericoloso imbarcarsi in una spiritualità senza accorgersi che sei inquinato dei pensieri scientifici come quelli che all'inizio sono cattolici, cristiani, osservantissimi, e non si accorgono che dire che l'uomo è un animale è contro la Bibbia. Michele ti permette di vivere pienamente la scienza minerale priva di Dio e la dimensione umana in cui vive la divinità. Ci dobbiamo allargare ancora. Quello che diremo adesso lo possiamo solo annunciare a coronamento, perché già intuirete che si apre un orizzonte che evidentemente oggi sarebbe troppo trattare, è già stato corposo arrivare qui, voglio evitare l'errore della conferenza precedente che era troppo lunga, poi non c'era forza per fare le domande. Noi abbiamo parlato spesso delle gerarchie positive, le abbiamo descritte, eccetera, non altrettanto del male, delle quelle negative, del mistero del male. Perché? Perché per sopportare il mistero del male ci vogliono spalle larghe. Dopo uno ci deve vivere con queste conoscenze. Ora, personaggi come Riemann e Lucifero li abbiamo citati spesso, ma non li abbiamo proprio approfonditi in quanto tale. Eppure questo equilibrio tra necessità e libertà che l'uomo deve tenere, sostanzialmente lo dobbiamo ricondurre a queste due figure che per noi rappresentano il mistero del male. Lucifero è l'entità che ci vuole continuamente trascinare nel passato, nei ricordi, nel mondo che fu. Ci vuole portare via dal presente, dalla realtà. È la forza che sostiene le passioni e l'entusiasmo. Evidentemente è un entusiasmo anche quello che spinge a venire a sentire queste conferenze. Non è una definizione negativa di per sé, è l'uso che ne facciamo noi delle forze luciferiche. Tutta l'arte viene da Lucifero. Io però posso abbandonarmi a un'arte esclusivamente luciferica, passionale, erotica, eccetera, oppure da questo slancio tiro fuori l'Annunciazione di Leonardo, che tutte le volte uno la vede rimane senza parole. Tutto questo discorso dove ci porta? Ci porta a completare quel concetto che abbiamo detto prima dell'individualismo etico, perché le obiezioni che vengono fatte sono sempre queste. Sì, ma se tutti gli uomini dessero la stura alla loro individualità, alla loro scintilla, la società diventa ingovernabile. È vero proprio il contrario. La società è ingovernabile perché dominano gli impulsi animali. Cercate di immaginare la scuola di Atene di Raffaello. Si dice che i due personaggi centrali siano Platone e Aristotele, il dottore e l'Onega. Se qualcuno vuole approfondire, Storia dell'arte, volume 1, pagina 97. Facciamo conto che lo siano. Allora, immaginiamo Platone che conclude meravigliosamente un grandioso passato.
il mondo della percezione diretta del divino, dei misteri, del concetto che appare nelle cose. E Aristotele, che comincia potentemente un pericolosissimo futuro, quello di Ulisse, l'uomo appoggiato solo su se stesso, sull'intelletto razionale, sulla logica, che tutt'oggi è identica a quella inventata da lui perché non è migliorata. Si possono immaginare due personaggi più diversi? No, è immaginabile uno scontro tra di loro? Mai. Due esseri liberi a quel livello, e sono evidentemente due esempi massimi, colgono dalla fantasia, dall'insieme delle loro rappresentazioni ideali, due porzioni diverse di mondo concettuale, ma non verranno mai a scontrarsi. Un malinteso tra uomini liberi è impossibile, è impensabile. Immaginate una lite tra quei due, ma la riuscite a immaginare? No. Quindi l'obiezione non regge, è proprio perché ci sono pochi uomini liberi che è difficile governare la società, perché dobbiamo governare gli istinti animaleschi. L'altra obiezione è, vabbè, ma questo è un ideale immenso, accontentiamoci che, che tutti quanti seguano la stessa legge. È sempre questo tentativo di imporre il pensiero unico, che fa pensare a quelli che avvisano, attenti quando clonate, perché potete fare 100 individui uguali, ma se gli piglia un piccolo virus muoiono tutte 100. E sì, noi siamo sicurissimi che le leggi sono importanti, vanno rispettate sacralmente per una stragrande maggioranza della popolazione, non c'è alternativa, le devono subire. Però non ci è riuscito a convincere che questo è l'ideale massimo della libertà umana. Da tutto questo c'è l'individuo che si innalza al di sopra, che le rispetta le leggi, le crea pure, ma che lo fa per amore, per convinzione, non per paura o per dovere. Di fronte a Lucifero troviamo un'altra figura di Arimane. Arimane è un esatto contrario. Arimane è tutto pensiero, pensiero intellettuale. Vorrebbe farci abbandonare tutto il passato, proiettarci in un futuro fatto solo di macchine. Va forte il ragazzo. Però è anche quello che ci ha dato la lucidità matematica, la possibilità di fare calcoli, la possibilità di programmare razionalmente, l'intelletto razionale e la stessa autocoscienza. Perché noi siamo autocoscienti perché abbiamo la posizione retta e abbiamo il rapporto verticale tra la Terra e il Sole. Questo ha permesso lo sviluppo di un sistema nervoso così completo da supportare l'autocoscienza. Lo dobbiamo allo scheletro, è il dio della mineralità, non del subminerale è proprio lui. Cioè le potenze divine non si trovano più nel subminerale, ma ci si trova lui. Quindi, guai se una persona avesse lo scheletro debole, ma una delle vite più infami, quelli che hanno queste malattie, ho conosciuto qualcuno, operazioni uno dopo l'altro, cammina sempre con le grucce. Una povera ragazza, mi fa una pena, è perché c'ha una fragilità ossea per cui non gli si saldano i tessuti, una piccola scheggiatura e devono operarla. Allora già si vede chiaramente che si tratta di due dimensioni identiche a necessità e libertà. Cioè nel senso che noi non possiamo fare a meno delle forze luciferiche, saremmo degli aridi intellettuali arimanici senza un filo di sentimento. Che programmano a tavolino uno sterminio come Pol Pot, sì, ha fatto in un pomeriggio 3 milioni di cambogiani. Oppure se rinunciassimo al contributo arimanico, saremmo dei sognatori pindarici che non realizzano mai niente, perché poi sostanzialmente tu la matematica non la puoi sfuggire. L'applicazione della matematica, perché la matematica in sé è una disciplina spirituale altissima. Quando mi chiedono come prepararsi all'antroposofia, fatene a netto di matematica. Chi scappa dalla matematica, insomma, non farà grandi progressi sulla via del pensiero. Detto questa piccola parentesi, quindi è evidente che noi ci muoviamo attraverso una potenza che ci vive nel sangue, che è Lucifero, l'altra che ci vive nel sistema osseo, eccetera. Qui ce l'abbiamo dentro. L'arte della libertà è quella di utilizzare da tutti e due quello che c'è indispensabile, ma tenendoli a bada. Ora, abbiamo anche detto in passato che uno degli scopi di questo nuovo ciclo di conferenze è di sviluppare la coscienza immaginativa. In quest'ottica ci serviremo ora di un'immagine. Se la riesco a tirare fuori senza disastri,
Sì, sembra di sì. Ecco, me l'appoggio qui. Voi direte, ma che cos'è? È l'ingrandimento di una fotografia di una stampa che si può comprare facilmente al Getheanum a Dornach, ma che si trova anche, sì, in questa pubblicazione sempre dell'Università di Dornach, Rudolf Steiner. Non so se la stampano ancora, sarebbe il caso perché consiglio di procurarsela. Si trova qui dentro in piccolo formato, che rappresenta proprio quello di cui stiamo parlando. Qui in basso c'è la figura di Arimane, figura mostruosa, in alto c'è la bella figura di Lucifero, che è sempre descritto come una figura bellissima perché è il dio dell'arte, della bellezza. E questo in mezzo, Rudolf Steiner lo definisce il modello per l'uomo, che tiene Lucifero ancorato alla terra per non farsi trasportare nei mondi spirituali e respinge Arimane per non farsi trasportare troppo nella materia. È un gruppo ligneo che ha scolpito lui. E lui ha chiamato queste tre figure, Lucifero, Arimane e il Logos, perché è l'unico che ha la potenza per tenerli a bada. Noi nella nostra religione il Logos lo chiamiamo il Cristo, ma è lo stesso degli Elohim della religione ebraica, i nostri spiriti creatori, la sintesi degli spiriti della forma. Giovanni in principio era il verbo, tutto ebbe origine da esso, senza di esso non ci fu nulla, eccetera, eccetera. Quindi qui Rudolf Steiner l'ha proprio scolpito come il modello per l'umanità, cioè l'umanità deve tendere al modello del Logos, che è capace di evolversi traendo dallo spirito quello che va tratto e dalla terra quello che va dato, senza diventare troppo materialista o troppo idealista. E il veicolo necessita di una mediazione, perché è molto alto, e Michele è proprio la mediazione a questo obiettivo, come attraverso l'antroposofia di Rudolf Steiner. Ecco, questa è la contemplazione immaginativa di tutto quello che abbiamo detto oggi. Ci sono domande? No, lascio una serie, un elenco di libri steineriani, per favore comprateli e comprateli qui. Arrivederci, grazie a tutti.